Un saluto da Ivan Paparelle, ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Oggi proviamo NGM Forward Active, un phablet, un dispositivo con un display davvero molto generoso nelle dimensioni. Andiamo un po' a descrivere questo nuovo prodotto. Un po' come tutta la linea NGM, si contraddistingue per una ottima gestione delle due SIM e ora andiamo a vedere anche come funzionano. Come dicevo, un phablet 5,7 pollici di diagonale, quindi una diagonale molto importante. Risoluzione HD 720x1280 pixel. Abbiamo la tecnologia Iridia che abbiamo già visto su altri modelli del marchio NGM ed è veramente molto piacevole la riproduzione dei colori, davvero bella, calda e realistica. Nella parte superiore abbiamo una foto videocamera, una capsula auricolare che ha davvero una buona resa in termini di acustica e anche di volume. Nella parte inferiore abbiamo tre tasti a sfioramento che non sono inglobati nella cornice del display, quindi non vanno a rubare pixel. Il consueto pulsante che attiva le opzioni contestuali alla pagina, il tasto home che se lungamente premuto attiva anche le funzioni di multitasking e infine il tasto di ritorno. Spostandoci sul profilo di destra del telefono possiamo prima di tutto apprezzare uno spessore davvero ridotto, siamo sotto gli 8 mm. Anche l'utilizzo di materiali nobili, una finitura in alluminio veramente molto bella, due pulsanti per la regolazione del volume e il pulsante di accensione. Nella parte inferiore abbiamo un ingresso micro USB e questo coperchietto di plastica che può essere rimosso e ci dà l'accesso alle due SIM, quindi per inserire le due SIM. Non c'è praticamente nulla sul lato sinistro del telefono, nella parte superiore abbiamo un ingresso cuffie da 3,5 mm. Spostandoci nella zona posteriore, come dicevo, abbiamo questo cover in alluminio, veramente molto piacevole al tatto. Un altoparlante di sistema collocato nella parte inferiore e una fotocamera 13 megapixel di sensore dotato di autofocus, flash LED e possibilità anche di acquisire immagini in Full HD. Vi dico subito che la fotocamera ha delle buonissime prestazioni complessive. Parliamo brevemente di hardware. La piattaforma utilizzata è quella più diffusa per i telefoni dual SIM, un MediaTek MT6589 quad core. Abbiamo 1 giga di memoria RAM, la memoria fisica è da 16 giga, purtroppo non è espandibile con supporti micro SD. Connettività Wi-Fi, Bluetooth e GPS che funziona molto bene e può beneficiare anche del software integrato di NGM per la navigazione. Parte dati 11 megabit per quanto riguarda l'upload, 42.2 per quanto riguarda il download. Andiamo a vedere che cosa ci offre questo apparecchio. C'è stato qualche intervento nella grafica dell'interfaccia da parte di NGM, lo si può notare nella parte inferiore dei tasti, nel pulsante che ci fa accedere alla lista delle applicazioni. Di qui in poi sostanzialmente abbiamo una distribuzione del sistema operativo che non è molto lontana da quella stock di Android. Naturalmente il produttore ha inserito qualche programma, ci sono dei giochi carini, poi magari vediamo anche di approfondire qualche altra applicazione. Andiamo nelle informazioni del nostro NGM Active per vedere che la distribuzione Android è la 4.2.1. Vediamo sempre nelle impostazioni anche la gestione delle SIM. Abbiamo una grafica che è leggermente diversa, proprio soltanto una grafica del paragrafo delle impostazioni della SIM. In realtà le funzioni sono sempre le stesse, in questo momento per fatti organizzativi ho il telefono con una sola SIM inserita, ma abbiamo al solito la possibilità di accendere selettivamente le due SIM che abbiamo inserito e possiamo condizionare il telefono a far partire le chiamate o con una SIM predefinita o domandandoci sempre con quale delle due SIM la telefonata debba partire. È il sistema che personalmente preferisco perché è veramente infallibile, a prova di errore. Possiamo anche chiedere con quale delle SIM la connessione dati debba funzionare, quindi un'interfaccia per quanto riguarda la gestione della SIM alla quale ormai siamo assolutamente abituati, che è quella tipica di questo tipo di processore. Parlando di funzioni telefoniche, vi dico che magari vi faccio sentire brevemente anche l'audio in viva voce.
Allora, le capacità acustiche di questo apparecchio sono sicuramente buone, nel senso che mi sembra che ci sia una buona fedeltà di suoni e anche il volume. Certamente l'altoparlante di sistema che è sistemato nella zona posteriore del cover non è proprio felicissimo nella sua collocazione. Come avete potuto vedere, basta appoggiare il telefono su una superficie piana per andare ad abbassare in maniera sostanziale il volume riprodotto dall'altoparlante. È un dettaglio, ma è bene tenerlo presente. Vediamo qualche altro dettaglio. Volevo far vedere anche il benchmark, perché ha fornito dei risultati che sono davvero molto interessanti. 14.327 punti. Naturalmente siamo abbastanza lontani da quei picchi degli smartphone che utilizzano per esempio i processori Snapdragon 800, ma senza dubbio 14.300 punti sono indice di un funzionamento molto bilanciato, ma direi anche piuttosto reattivo di tutto quanto il sistema. 1,5 GHz di processore muovono tutto il sistema in maniera davvero abbastanza appagante. Andiamo a vedere anche la navigazione internet. Abbiamo disponibilità sia del browser normale che di Chrome. Carichiamo la pagina di Cellulare Magazine e mentre... ce la faccio, giuro ce la faccio. Eccoci qua. Allora, c'è una cosa interessante. Naturalmente il browser, ora potete vedere, ha delle buonissime caratteristiche di funzionamento. Non ci sono incertezze nel caricare la pagina, va molto bene. Una cosa interessante, oltre al browser, è che si può vedere che abbiamo precaricato sul nostro telefono la tastiera, la Swift Key, una tastiera alla quale abbiamo dedicato anche una recensione qualche periodo fa, e che è veramente molto comoda, funziona in maniera davvero ottimale, anche nelle sue dimensioni può essere personalizzata, veramente molto molto comoda. Prima ho dimenticato, parlando del tastierino telefonico, di dire che il tastierino è dotato di ricerca intelligente. Qui ho volutamente attivato l'opzione che va a restringere il tastierino per permettere di essere utilizzato con una sola mano. Se invece ripremo su questo tasto, il tastierino riassume le sue dimensioni caratteristiche, diventando ben più evidente nella nostra schermata principale. Volevo anche far vedere questo softwareino che viene precaricato sul telefono. È un softwareino un pochino birichino, diciamo, perché ci permette di avviare delle videoregistrazioni, delle videoriprese quasi senza farci accorgere. Basterà in sostanza posizionare il telefono in una zona strategica e facendo partire con una sorta di doppio tap con un doppio tap sul telefono partirà una videoregistrazione in incognito. Ci sono anche diversi tipi di opzioni da poter settare. Ve lo faccio vedere, è uno strumento del quale secondo me non bisogna abusare. Vi segnalo che è presente sul telefono e sicuramente è una delle cose interessanti, perché è certamente un software abbastanza inusuale da trovare su uno smartphone, fa parte di quelle cose fortemente caratteristiche di questo dispositivo. Andiamo a dare un'occhiata anche alla fotocamera, visto che ne abbiamo parlato prima. La fotocamera secondo me fornisce veramente delle buonissime prestazioni. Allora, abbiamo un sensore da 13 megapixel, come dicevo, autofocus, flash LED e la possibilità di girare anche video in Full HD. Ci sono molte opzioni da poter utilizzare, possibilità di lavorare sul bilanciamento del bianco, sugli effetti colori passando dal monocromatico al seppia e al negativo, e poi tutte le altre impostazioni. Ora siamo nella modalità video. La qualità fine è quella che ci permette il Full HD, abbiamo la geolocalizzazione e la possibilità di lavorare sulle scene, sulla durata del video che può essere infinita oppure fermarsi a 30 secondi, 10 minuti fino a 60 minuti. Spostandoci invece poi nella modalità della fotocamera, abbiamo anche qui un numero di opzioni un po' più corposo, anche se sono abbastanza normali. La modalità automatica normale, il panorama, il MAV, che è praticamente quella possibilità di fare le riprese a 360 gradi, c'è veramente da sbizzarrirsi. La cosa interessante, secondo me, che è bene sottolineare, è davvero un
proviamo a fare anche una foto veloce. La fotocamera ha davvero un buon funzionamento, mi sembra reattiva in tutto, la messa a fuoco è abbastanza veloce come avete potuto vedere, e secondo me anche il livello di dettaglio del sensore è davvero molto interessante, quindi mi è piaciuto moltissimo anche l'utilizzo della fotocamera. Facciamo un po' un riassunto di questo apparato. È un oggetto che mi è piaciuto moltissimo, è sicuramente molto ben costruito. Per me che sono un amante dei telefoni con display così grandi, è stato veramente appagante. L'abbiamo usato un po' qui in redazione, in collaborazione anche con qualche altro collega. Ci è piaciuto a tutti, sia per la riproduzione del display, ma anche per come i contenuti possono essere visualizzati su un display così grande. Personalmente mi piace anche molto esteticamente, trovo assai gradevole anche questo tipo di finitura. Le funzioni telefoniche sono certamente molto affidabili e puntuali. Un plauso per come funziona la fotocamera. Spenderei una ultima parola per quanto riguarda la batteria. Una batteria con ben oltre 3000 mAh di capacità, che garantisce delle prestazioni. Io direi che è abbastanza semplice fare una giornata intera di autonomia. Confrontandoci, qualcuno di noi è riuscito anche ad arrivare a una giornata e mezzo. Io spesso sono quello che è un po' più deficitario da questo punto di vista, perché tendo a fare un utilizzo del telefono un pochino più sostenuto. Comunque si riesce di solito ad arrivare a fine della giornata. Un telefono che ha un prezzo d'acquisto intorno ai 450 euro, mi pare che il listino sia 449, che sicuramente permette un utilizzo davvero soddisfacente, un bel phablet, buone funzioni telefoniche, buona parte fotografica e la grandissima comodità di poter utilizzare contemporaneamente le due SIM con un sistema davvero molto collaudato e ben funzionante. Oltretutto è presente anche qualche programmino molto carino e alcuni giochi precaricati. Mi fermo qui per questa prova del NGM Forward Active e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.